determina l'equazione della parabola con fuoco f di coordinate meno 15 quarti 1 e direttrice di equazione x uguale meno 17 quarti, trova successivamente l'equazione della circonferenza con centro nel vertice della parabola e passante per i punti di intersezione della parabola con l'asse y. L'esercizio che stiamo vedendo, il secondo che stiamo vedendo sulla parabola di riepilogo, stiamo iniziando con un po' di problemi abbastanza semplici per poi partire e inoltrarci in problemi un po' più complessi, ma noi abbiamo visto già tutto ormai sulla parabola, fasci compresi, quindi isole comprese, come diceva un tempo una famosa pubblicità. E dunque qui ci chiedono l'equazione della parabola, quindi ci devono dare determinate informazioni. Vi ricordo che in questo caso chi è l'equazione della parabola? Allora, la riconosciamo dall'equazione della direttrice, perché se la direttrice è x uguale una costante, in questo caso x uguale un numero negativo, meno 17 quarti, vi ricordo che x uguale meno 1 più delta fratto 4a rappresenta l'equazione, ed è una retta parallela all'asse delle ordinate, parallela all'asse delle y, quindi una retta verticale, è l'equazione della direttrice facente riferimento ad una parabola di equazione x uguale, attenzione, ay quadro più by più c, cioè una parabola in pratica avente assi di simmetria parallelo all'asse delle x. Quindi attenzione, perché in questo caso vi ricordo che fuoco e vertice hanno la stessa ordinata, che è meno b su 2a, mentre invece meno delta su 4a è la scissa del vertice, mentre invece un 1 meno delta fratto 4a è la scissa del fuoco. Attenzione, quindi dobbiamo, in pratica il disegno lo vediamo alla fine con GeoGebra, dobbiamo impostare un sistema, se possibile, in tre equazioni nelle tre incognite A, B e C, dove A, B e C sono appunto i coefficienti di questa parabola avente asse di simmetria parallelo all'asse delle x. Dunque, intanto direi di applicare, se la direttrice è x uguale meno 17 quarti, possiamo scrivere che quindi delta è b quadro meno 4ac, quindi un b quadro meno 4ac più 1 col meno davanti alla linea di frazione fratto 4a è uguale a meno 17 quarti. Questa è la prima equazione, no? Nelle incognite vedete a, b, c. La seconda equazione possiamo impostare che la scissa del fuoco è pari a 1 meno delta su 4a, cioè 1 meno delta, quindi se delta è b quadro meno 4c, meno delta è 4c meno b quadro, quindi 4c meno b al quadrato più 1 fratto 4a, ecco il mio 1 meno delta, è pari a meno 15 quarti. E poi meno b su 2a, che è l'ordinata del fuoco di una parabola di questo tipo, è pari a 1. Ecco qui. Ci sono tre equazioni? Sì, per forza troveremo il valore delle tre incognite a, b e c. Ci vediamo qui. Allora, direi di moltiplicare per meno 4a dunque vi ricordo che la condizione di esistenza di ogni parabola è che a sia diversa da 0, altrimenti non parleremo di parabola, ma parleremo di una parabola degenere, cioè di una retta in questo caso. Se moltiplicherei per meno 4a entrambi i membri della prima equazione, per 4a entrambi i membri della seconda equazione e per meno 2a entrambi i membri della terza equazione, in modo tale da a diverso da 0 lo possiamo fare, quindi facciamo così: meno 4a qui, 4a qui, meno 2a qui, e lo stesso dalla parte destra: meno 2a qui, 4a qui, meno 4a qui, no? Allora, meno 4a su meno 4a è 1, rimane col numeratore, quindi il sistema diventa un b al quadrato meno 4ac più 1 è uguale a, vedete che meno per meno più, 4 e 4 se ne vanno, 17a. Ve lo ricordo, è per ipotesi diverso da 0. 4a su 4a è 1, quindi rimane un 4ac meno b quadro più 1 uguale 1. Questa volta rimane meno, 4 e 4 se ne vanno, 15a. Direi così di sommare algebricamente le prime due equazioni, volendo, moltiplicando per meno 2a, meno 2a su meno 2a è 1, viene che b è uguale, attenzione, a meno 2a. Allora, è invitante sommare algebricamente le prime due equazioni in modo tale subito da ottenere a, così otterremo anche b. Guardate, cercate di cogliere l'attimo, no? Cogliere la palla al balzo, perché b quadro meno b quadro se ne vanno, meno 4c più 4c se ne vanno, 1 più 1, 2, guardate, 17a meno 15a rimane un 2a. Dividendo per 2 troviamo subito che 2a uguale 2, a uguale 1. Incredibile.
Vedete che, ragazzi, usate il cervello, usate la testa, sono problemi molto semplici questi. A uguale 1, ma se A uguale 1, B è uguale a meno 2 per 1, quindi B è uguale a meno 2, ma se A uguale 1, B è uguale a meno 2, sostituendo nella prima e nella seconda i valori di A e B, troveremo anche i valori di C. Infatti otteniamo che, ad esempio, sostituiamo nella prima, B al quadrato è un 4, meno 4C, perché se A è 1, meno 4 per 1, meno 4 per C, meno 4C, più 1 uguale a 17a, quindi 17 per 1 è 17. Allora, direi di portare meno 4c a destra e 17 a sinistra, ottenendo 1, guardate, 4c uguale a 5, che già è a sinistra, meno 17. Ma 5 meno 17 fa meno 12. C è pari a meno 12 quarti, C è pari a meno 3. A uguale 1 pertanto, B uguale a meno 2, C uguale a meno 3. E vediamo se abbiamo azzeccato, sì. Vediamo se abbiamo fatto giusto le cose in maniera corretta e vediamo un po'. Questo è il problema numero 390. Sì, ve lo confermo assolutamente. Sostituendo al posto di A il valore 1, al posto di B il valore meno 2, al posto di C il valore meno 3, l'equazione di questa parabola, ripeto, dai dati avente asse di simmetria parallela all'asse X è X uguale Y quadro meno 2y meno 3. E questa, diciamo, la prima domanda di questo esercizio. Ci chiedono poi, quindi occhio, se non vi danno le informazioni di come che la parabola asse si metteva parallela a y e a x, attenzione a sfruttare i dati del problema. Noi ormai su questo siamo dei draghi, non abbiamo problemi. Fatto questo, adesso concentriamoci sulla seconda parte. Ci chiedono, trova successivamente, quindi dopo, l'equazione della circonferenza con centro nel vece della parabola. Dunque, chi è il vece della parabola? Dunque, sicuramente il vece di questa parabola ha ordinata sicuramente pari a 1, perché è la stessa ordinata del vertice. Non sappiamo che è l'ascissa del vece di una parabola di questo tipo è meno delta su 4a, ovvero 4ac meno b quadro, che è meno delta, diviso 4a. Sappiamo tutto, dunque 4ac è un 4 per 1, 4 per meno 3, meno 12, meno 4, perché b quadro è un 4, con davanti meno 4, diviso 4a, che è un 4. Meno 12, meno 4 è meno 16, meno 16 su 4 è meno 4. Meno 4, 1 sono le coordinate di questo vertice. Quindi possiamo dire che V è anche il centro della mia circonferenza di cui voglio l'equazione. Vi ricordo che per trovare l'equazione di una circonferenza ci è sufficiente sapere le coordinate del vertice e anche il raggio. Io alla fine vi farò vedere su GeoGebra, ho rappresentato sia la parabola che la circonferenza. Ve la faccio vedere subito, la rappresentiamo subito questa parabola, visto che la possiamo fare. Dunque, asse di simmetria parallelo all'asse delle x, con cavità rivolta, attenzione, nel verso concorde con l'asse x, quindi in questo modo. Notiamo che la parabola ha vertice meno 4, 1, quindi un vertice che sta nel secondo quadrante, quindi 1, 2, 3 e 4, meno 4, 1 sarà un vertice che sta così. Notiamo come la nostra parabola, la nostra è di tutti, nostra, vostra, è proprietà comune, interseca l'asse delle y. In che punti? Beh, basta dare la se y all'equazione x uguale 0, quindi basta risolvere l'equazione y al quadrato meno 2y meno 3 uguale 0, e si può anche scrivere come un y meno 3 per y più 1 uguale 0, no? Perché meno 3 più 1 fa meno 2, meno 3 più 1 fa meno 3, applicando la legge di annullamento del prodotto, 0,3 e 0 meno 1 sono le intersezioni di questa parabola con l'asse delle y, non solo, ma la parabola, se diamo 0 a y, perché y uguale 0 è l'equazione dell'asse x, troviamo anche che meno 3, 0 è il punto di incontro della parabola con l'asse delle x. Eccolo. E quindi allora, adesso partiamo con questo disegno. Eccolo qua, fantastico. Poi con la testa così tipo struzzo, no? Diciamo che così è. Ecco. Questa è la parabola. Invece è questo qua, e questo è il centro della circonferenza. Di che raggio? Beh, ci danno un'altra informazione però. Ci dicono che la circonferenza passante per i punti di intersezione della parabola con l'asse y, che ho appena determinato. Cosa ho fatto? Ho dato 0 alla x e ho ottenuto che y uguale 3, ovviamente x uguale 0, e y uguale meno 1, ovviamente con x uguale 0, sono i punti di intersezione della mia parabola con l'asse dell'y. La circonferenza quindi ha centro meno 4, 1 e passa per questi due punti. Beh, cosa basta fare? Per determinare il raggio basterà fare la distanza di V del centro, che è
meno 4, 1 da uno di questi due punti. Direi, ad esempio, come dobbiamo fare? Beh, 0, meno 1, per esempio, no? Perché se io ho una circonferenza, che è questa, che ha centro qua e passa per due punti così, sia questo che questo è il mio raggio, distanza del centro da, dalla circonferenza. Il raggio quindi è, se questo lo chiamiamo, allora, questo, dunque vi dico subito, su GeoGebra ho chiamato, questo è il punto A, 0, 3, e questo è il punto B, quindi 0, meno 1 è il punto B, quindi per determinare il raggio calcolo la distanza CB, CB è il raggio. Va bene? Sono d'accordo? Avete capito? Sì. Sì, tutto in coro, no? R quindi è CB, formula della distanza classica fra due punti, ascissa di B meno ascissa di C, 0 meno meno 4 è un 4 al quadrato che fa 16, più ordinata di B meno ordinata di C, quindi meno 1 meno 1 meno 2 al quadrato 4, viene questo radice di 20 che avremmo trovato un milione di volte, radice di 20 è un radice di 4 per radice di 5, radice di 4 è 2, due volte radice di 5, questo è il raggio, ma lo possiamo anche lasciare volendo come radice di 20, perché vi ricordo a questo punto che noto il raggio e il centro, l'equazione canonica di una circonferenza, avete centro alfa e beta e raggio R è x meno alfa al quadrato più y meno beta al quadrato uguale R al quadrato, quindi x meno alfa x più 4 al quadrato più y meno beta, y meno 1 al quadrato uguale 20, perché sarebbe radice di 20 al quadrato. Sviluppiamo i quadrati, la scriviamo qua, quindi qua sopra questa è la circonferenza, prima sotto viene x quadro più y quadro, doppio prodotto di uno dell'altro che è un 8x meno 2y, poi viene 16 più 1, 17, meno 20 e un meno 3. Se non mi sbaglio dovrebbe essere proprio questa l'equazione che scriviamo lì in alto. Avete visto come ho facilmente risolto questo problema, che ancora per il momento è un problema facile, quindi la chiamiamo c con 1 questa circonferenza, questa la chiamiamo magari gamma 1, la parabola, o p con 1, l'equazione della circonferenza richiesta, ripeto, avete 100 nel vertice della parabola e passate per i punti intersezione della parabola con l'asse di y, che sono o 0, 3 o 0, meno 1, quindi avreste potuto calcolare il raggio non solo come CB ma anche come CA, è uguale, è x quadro più y quadro più 8x meno 2y meno 3 uguale 0. Su GeoGebra qua alla mia destra vedete proprio il grafico dove c'è la parabola, avente asse di simmetria parallela all'asse x, con cavità concorde nello stesso verso dell'asse x, e poi il vertice della parabola è il centro di quella circonferenza che vedete lì rappresentata. Ciao a tutti.